Il presente video è un viaggio nel mito di Ulisse, dal Medioevo, partendo da Dante, di cui ricorre il settecentenario della morte quest'anno, tornando al mondo greco, all'Odissea omerica. Nessun personaggio letterario occidentale è eterno quanto Odisseo, secondo Bloom, il canone occidentale. Basterà notare, infatti, che la figura di Ulisse è presente in vari modi e descritta da varie angolazioni nella letteratura e nell'arte occidentale di ogni secolo, da Omero a Dante, ma anche nel Novecento, Pascoli, Tennyson, Pavese, Joyce, fino alle canzoni della musica pop dei nostri giorni, Dalla e Capossela. Questo lavoro è un percorso pluridisciplinare che coinvolge più docenti in più ambiti di studio, la letteratura, l'epica, l'arte e per la sua realizzazione ha richiesto anche l'utilizzo di conoscenze informatiche. Fin dalle origini della civiltà, il mito di Ulisse e i suoi viaggi hanno affascinato l'uomo, dando vita a capolavori nell'arte, nella poesia e nella musica. Dante, nel 26esimo inferno, si confronta con l'archetipo omerico del viaggiatore. Cos'è il nostos? La radice presente insieme ad algos, algia, dolore, nella parola nostalgia, ovvero dolore del ritorno mancato, desiderio intenso di persone, luoghi cari, che si vorrebbero recuperare. Nell'Odisseo di Omero, la nostalgia di Itaca e degli affetti è più forte di qualunque altro desiderio. Nell'Ulisse di Dante, invece, il dolce amore per Telemaco, la pietà per il vecchio padre Laerte e l'amore dovuto alla fedeltà di Penelope non riescono a vincere l'ardore di conoscenza dell'eroe, che pur di diventare esperto del mondo, si lancia nel folle volo di una navigazione oltre le colonne d'Ercole, limite occidentale del mondo abitato. Al di là delle colonne si apre l'ignoto, quell'emisfero australe le cui acque mai erano state solcate da una nave e dove Dante colloca il monte del Purgatorio. Nella dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potere dentro me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto, e di lì vizio mani del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagnia picciola, della qual non fui diserto. Conosce l'epos omerico da fonti latine e dalla rilettura delle imprese troiane fatte da Virgilio nell'Eneide. Per Dante autore, Odisseo è un modello potente con cui confrontarsi nel momento in cui fa compiere al Dante, personaggio viatore, un viaggio esperienziale che lo conduce da vivo attraverso gli spazi oltreterreni di inferno, purgatorio e paradiso, fino alla visione ineffabile di Dio. L'esperienza fondamentale per Odisseo è la discesa nel regno dei morti, dove l'indovino Tiresia gli confida che dopo ritorna ad Itaca, egli riprenderà a viaggiare e troverà la morte per il dolce in mare. Dante riprende il tema della morte di Ulisse in mare da Ovidio, che nell'Arsamandi ci racconta di una ninfa Calipso presaga della sfortunata fine dell'eroe. Anche Seneca, nell'Epistola ad Lucilium, parla di un viaggio oceanico di Ulisse. Dante riconosce nella sete di conoscenza che spinge Odisseo, eroe pagano, a misurarsi con il divino e l'aldilà, il suo stesso ardore di conoscenza, ma sa da cristiano che la ricerca umana deve essere sorretta e guidata dalla grazia di Dio, altrimenti diventa superbia, ubris e follia. Al di là delle colonne d'Ercole si apre l'ignoto, vietato da Dio agli uomini. È là che l'Ulisse di Dante, vecchio e in viaggio da lungo tempo, vuole andare. E sarà la sua condanna. Un vortice ribalta la nave e la sprofonda nell'inferno. I regni dell'oltretomba, così come sono stati rappresentati da Dante nella Commedia, riflettono la visione geocentrica dell'universo. Si tratta del sistema tolemaico, illustrato dall'astronomo egiziano Claudio Tolomeo nel II secolo d.C., che venne ripreso nel Medioevo, diventando la parte cosmologica dominante di questa epoca. Nella Divina Commedia, la Terra è una sfera sospesa immobile al centro dell'universo, divisa in due emisferi, emisfero boreale, l'unico, o settentrionale, l'unico abitato, emisfero australe o meridionale, occupato solo d'acqua. Al centro dell'emisfero boreale, Dante colloca Gerusalemme, equidistante dai confini rappresentati da una parte del fiume Cage e dall'altra delle colonie d'Ercole, che si credevano trovarsi nell'attuale stato di Gibilterra. Oltre le colonie d'Ercole, secondo la materialità del tempo, era vietato da Dio andare. Al centro dell'emisfero boreale, sotto la città di Gerusalemme, si apre la voragine infernale. Nei tempi remoti, quando non c'erano ancora uomini sulla terra, le acque e i continenti furono distribuiti sulla superficie terrestre.
ma quando Lucifero fu cacciato dall'Imperio, continenti si impauriscono e decidono di rifugiarsi dall'altra parte del mondo, lasciando solo acqua. Lucifero, nel suo cadere, forò per mezzo il nostro pianeta e venne a incastrarsi nel centro di esso. Anche la terra del sottosuolo, che stava sul capo al gran verme, ne fuggì atterrita al contatto, lasciando un gran vuoto a forma di imbuto. E ricorrendo internamente all'insù, si ammassò tutta nell'emisfero orientale, venendo così a formare un altissimo monte o isola emergente dalla superficie delle acque. L'orgoglioso nemico di Dio rimase pertanto prigione nel centro della terra, ove esercita il suo triste impero. Da questa parte cadde giù dal cielo, e la terra che pria di qua si sporse, per paura che lui fe del mar velo, e venne all'emisperio nostro. E forse, per fuggir lui, lasciò qui il loco vuoto, quel cappar di qua e su ricorse. La terra, per sottrarsi al contatto con Lucifero, uscendo dalla parte opposta, nell'emisferio australe, formò la montagna del Purgatorio, alla cui sommità si trova il paradiso terrestre. La terra è circondata da 9 sfere concentriche, i cieli, alla cui sono una all'interno dell'altra e contenuti in una decima, che questa è immobile. Il cielo è empireo, dimora di Dio, degli angeli e dei beati. I primi 7 cieli contengono ognuno un pianeta compreso il Sole, l'8° contiene le stelle con le costellazioni, il 9° è detto cristallino perché trasparente ed anche primo mobile perché grazie al suo movimento trasmette la rotazione ai cieli sottostanti. Di tante fiamme tutta risplendea, l'8° volgiasi, com'io m'accorsi, tosto che fui là per il fondo parea. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso che nessuna mostra al furto e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sovra al ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ranchior preso, caduto sarei giù senza esser urto. E il duca che mi vide tanto atteso disse: dentro i fuochi sono gli spirti, catun si fascia, anche gli è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti sono io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti. Chi è in quel fuoco che mi si diviso di sopra, che par surger della pira dove Teucle col fratel fu miso? Rispose a me, là dentro si martirà Ulisse e Diomede, e così, insieme alla vendetta, vanno come all'ira. Dentro la loro fiamma geme, l'agguanto del caval che fa la porta, onde uscì dei Romani i genti insieme. Ulisse è condannato all'inferno, nell'8° girone di malevolge, non per aver oltrepassato le colonne d'Ercole, ma per aver tramato inganni. Non vediamo il corpo di Ulisse, il suo corpo e quello del compagno Diomede sono rappresentati come fiamme. È possibile che la raffigurazione giochi sulla somiglianza tra le due parole latine calidus, caldo, e caliditas, astuzia. I due personaggi furono astuti in vita e ora per contrapasso bruciano nel caldo del fuoco. Dante non si sofferma sugli inganni orditi da Ulisse. Nel suo immaginario Ulisse è prima di tutto il viaggiatore che ha fatto esperienza del mondo umano e divino, espressione di curiositas e di sete ardente di conoscere, che è l'essenza stessa della nostra umanità. L'ha fatto però senza la guida e l'appoggio di Dio, e per questo il suo viaggio fallisce. Dante vorrebbe parlare con loro, ma è Virgilio che lo fa al posto suo, e prega uno dei due spiriti di raccontare le circostanze della sua morte. La punta più alta della fiamma inizia a scuotersi, come se fosse colpita dal vento, ed emette una voce come una lingua che parla. Ulisse racconta che dopo essersi separato da Circe, che lo aveva trattenuto più di un anno a Gaeta, nella nostalgia per il figlio e il vecchio padre, nell'amore per la moglie, poterono vincere in lui il desiderio di esplorare il mondo. Si era quindi messo in viaggio in alto mare, insieme ai compagni che non lo avevano mai lasciato. Si erano spinti con la nave nel Mediterraneo verso ovest, fino allo stretto di Gibilterra, dove Ercole pose le famose colonne. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. Giunto allo stretto lì, i compagni non rinunciare all'esperienza del mondo senza gente, a varcare il limite in nome di quella virtù e conoscenza che è il fine ultimo della ricerca umana, anche se bisogna cristianità, ciò non deve essere distrutto dalla grazia di Dio.
La parte più intensa del discorso di Ulisse è la breve perorazione, orazione picciola, con cui l'eroe convince i suoi compagni, ormai stanchi e sfiduciati, a proseguire oltre nell'esplorazione dell'emisfero sud che nel Medioevo si credeva disabitato. Il breve discorso afferma un modello di virtù umana nella quale Dante si riconosceva. Nel convivio, citando Aristotele, scrive infatti: «Tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere». «Frati», dissi, «che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. Di nostri sensi cade il rimanente. Non vogliate negare l'esperienza diretto al sol del mondo senza gente». «Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Lì miei compagni fecessi avuti, con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti». «E volta nostra poppa nel mattino dei remi, paremmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino». Ulisse e i suoi compagni d'avventura vedono un mondo nuovo, distese sconfinate di mare e cielo, fino a quando non si profila all'orizzonte una montagna bruna per la distanza, così lontana da non poterne abbracciare con lo sguardo la sommità. «Delle stelle già dell'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso, che non sorgea fuori dal marinsuolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lumera di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo. Quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte le acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prore ire in giù come altrui piacque, infinché il mar fu sovra noi richiuso». La gioia della scoperta si volge presto in pianto. Un vortice di acqua e vento sconquassa la nave, la fa ruotare su di sé e quindi la navissa per sempre. All'uomo dunque non ha dato vedere e svelare il mistero della vita e della morte, se a concederlo non è dono. L'Ulisse di Dante non è quello del mito omerico. Dante non poteva conoscere l'Odissea nella sua versione originale, ma solo dei rimaneggiamenti. L'immagine di Ulisse, comunque, incarnava già nel Medioevo l'ideale greco-classico dell'intelligenza umana, che nasce dalla conoscenza, dalla scoperta e dalla ricerca. Non per niente è greca la culla della filosofia. In Dante, così, il personaggio di Ulisse è l'occasione per svolgere un discorso sulla conoscenza. Il viaggio di Ulisse oltre le colonne d'Ercole è folle, perché equivale a oltrepassare il limite della conoscenza umana. È folle in quanto non voluto da Dio e per questo punito con il naufragio che travolge la nave nei pressi della montagna del Purgatorio. Dante si sente personalmente coinvolto nel peccato commesso da Ulisse, perché anche egli forse ha tentato un volo altrettanto folle, cercando di arrivare alla piena conoscenza con la sola guida della ragione, senza l'aiuto della grazia. È il peccato di natura intellettuale che è all'origine dello smarrimento nella serva e che va probabilmente ricondotto ad un allontanamento dalla teologia, avvenuto in seguito alla morte di Beatrice, quando il poeta si era dato agli studi filosofici. Per un uomo medievale, alla conoscenza umana c'è un limite invalicabile, rappresentato dai decreti divini, e chi tenta di valicarlo, confidando presuntuosamente nella sola ragione, commette un peccato destinato a portarlo alla dannazione. Il viaggio dell'Ulisse omerico è il Nostos. Lasciamo l'ammirabile rappresentazione dell'Ulisse di Dante e torniamo indietro nel tempo alla rappresentazione più antica e nota dell'eroe greco, da cui la letteratura e l'arte dei secoli successivi hanno preso spunto. Dante non aveva letto i poemi omerici, conosceva però la figura di Ulisse attraverso gli scritti di altri autori latini, dove l'eroe è rappresentato come un uomo astuto, prode e avido di sapere, ma dove non si faceva riferimento al suo ritorno a casa, a Itaca. Nella Divina Commedia, Ulisse è infatti il simbolo della curiosità intellettuale, che vuole ampliare i confini della conoscenza, oltre le colonne d'Ercole, attratto dall'ignoto più che dal desiderio del ritorno. Nel poema omerico, Odisseo è l'astuto individuo dal multiforme ingegno, pronto a sfidare le forze superiori, ma anche il marito, il padre, guidato dalla nostalgia, che vuole a tutti i costi rivedere la terra dei padri. Il desiderio del ritorno, il dolore per la mancanza del focolare domestico, sono la spinta che lo portano ad affrontare e superare tante prove.
Odisseo vuol tornare dalla saggia Penelope, che lo aspetta pazientemente, da Telemaco ed il vecchio Laerte. Ma nel suo viaggio, tra le prove che i numi hanno per lui stabilito, non sono la forza di ciclopi, sortilegi e naufragi a rischiare di fermarlo, ma è l'attrazione per la bellezza femminile, incantatrice e piena di mistero. Nel nostro lavoro di classi seconde, seconda A, seconda B e seconda D, ci siamo per questo soffermati sulle figure femminili. Calipso, Circe, le sirene, Penelope. Cominciamo, diamo la parola ai nostri edi e attori. Qual è la sorte del prode Ulisse, 10 anni dopo la fine della guerra, trascorsi lontano dalla sua amata Itaca? Gli altri principi echei? Qualcuno è morto nel viaggio di ritorno, ma Menelao e gli altri re sono nella loro reggia, tra gli affetti più cari. Lui invece? Qual è il suo destino? Cosa illumina in serbo per lui? Seguiamo il zanettaggio di Orseo, non secondo lo scopo logico dei fatti, se ci sia la fine della guerra, ma partendo dal teccio polamerico. La struttura anche dell'opera, così come abbiamo studiato a scuola, il loro settimanale di epica. Dopo 10 anni dalla fine della guerra, a Itaca, in assenza di Ulisse, i nobili proci, i pretendenti di Penelope, si sono insediati nella sua casa e vogliono usurpare il trono di suo marito, costringendola a sposare uno di loro. Penelope tenta di sfuggire con l'inganno, ma fino a quando? Intanto, mentre succedono questi fatti a Itaca, gli dei convocano un concilio approfittando dell'assenza di Posidone, dove col consenso di Zeus decidono che Ulisse debba lasciare Ogigia, isola dove la ninfa lo tiene prigioniero. Enes giunge ad Ogigia. La ninfa abita su un'alta spelonca, nel focolare brucia il fuoco e lontano un odore di cedro pervade l'isola. Un bosco intorno alla grotta cresce lussureggiante. Qui uccelli dalle ampie ali di varie specie fanno nido. Calipso si accorge subito della sua presenza e dopo avergli offerto un lauto banchetto gli chiese: perché vieni da me, Ermete Vergadoro, venerabile caro? Non osi venire qui di frequente, dimmi quello che pensi. Bella ninfa dai bei riccioli, vengo da parte di Zeus Tonante. Zeus mi ha costretto a venire qua giù contro voglia. C'è un uomo qui, infelice, dopo che tutti i suoi compagni perirono. I venti e l'onda l'hanno spinto fin qui. Tu lo trattieni, ma non è qui il suo destino mortale. Lui deve tornare alla terra dei padri. Maligni siete, o dei invidiosi, se uno si trova un caro marito tra i mortali. Io l'ho salvato che era solo perché l'agile nave naufragata. L'ho raccolto e nutrito, e gli ho promesso di farlo immortale. Ma se Zeus a chiederlo, non posso che obbedire. Rimandalo, e temi il furore di Zeus, che in futuro non debba adirarsi e sdegnarsi con te. Il potente Agifonte lasciò l'isola, e Calipso andò a cercare Ulisse che si trovava seduto, pensieroso e triste, in cima al promontorio di Ogigia, con occhi ormai asciutti dalle lacrime, sospirando l'amato ritorno. Infelice, smetti di piangere, non consumarti più dal dolore del ritorno. Gli dei vogliono per te altro destino, comandano che io ti lasci partire. Altro tu macchina, Dea, e non il ritorno. No, sulla zattera non salirò. Se mi giurerai che contro di me nessun nuovo male prepari. Sia ora testimone la terra, e in alto il vasto cielo, e l'acqua dello Stige che scorre, che non mediti un'altra azione cattiva a tuo danno. Ti aiuterò a costruire la zattera dopo che avremo mangiato e bevuto con ambrosia e nettare. O Dea sovrana, non adirarti con me. La tua bellezza immortale non può competere con quella di nessuna donna, nemmeno la bella Enna. Ma io sono desideroso, invoco ogni giorno il ritorno presso la mortale e saggia Penelope. Dopo 4 giorni di preparativi, il quinto, Calipso lucente caricò sulla zattera un lutre di vino nero di acqua più molti graditi cibi e Ulisse partì. Dopo 17 giorni di navigazione, il 18esimo, Poseidone irato scatenò una tempesta e Ulisse naufraga sull'isola dei Fiaci. Mentre esausto cade addormentato sulla spiaggia, Atena appare in sogno a Nausicaa, figlia del re dell'isola, e persuade la fanciulla a recarsi con le ancelle alla foce del fiume, perché il tempo delle sue nozze è arrivato. Sulla spiaggia, Nausicaa incontra il bel naufrago, che le chiede aiuto e ospitalità. Accolto nella reggia, inizialmente Ulisse non rivela la sua identità, ma un giorno, durante un banchetto, svela il suo nome e la sua storia. Tra le avventure che il valoroso Odisseo, accompagnato dai suoi fidi compagni, dovette affrontare, prima di far ritorno all'amata isola, l'incontro con la maga Circe e le sirene furono quelli che più misero alla prova il nostro eroe, soprattutto quello con la maga Dea, come possiamo seguire dal suo racconto.
Dopo che Ulisse fu fuggito dall'isola delle Stregoni, approdò nell'isola di Ea, dove regnava Circe dai riccioli belli, abile delle arti magiche. Una volta sbarcati, i compagni di Ulisse andarono a perlustrare l'isola, ma furono attratti dalla sua voce ammaliatrice. Entrati nel suo maestoso palazzo, furono trasformati in porci, dopo aver bevuto strani biscotti. Quale fu invece la sorte di Ulisse? Chiediamola a lui. Io, Ulisse, grazie ad Euriloco che si era messo in salvo, conobbi la mala sorte dei miei compagni, trasformati in porci, e mi diressi verso la casa della dea. Lungo il percorso mi apparve Hermes, che mi diede un'erba in grado di annullare gli incantesimi della maga, e mi consigliò di mostrarmi deciso e di ucciderla. Così, come era toccato al mio gruppo di uomini, bevvi anch'io lo stesso miscuglio preparato da Circe, e la maga mi incalzò. Va ora al porcile e senditi con gli altri compagni. Tra poco vedrai che... Ma così non accadde e riuscì a salvarmi da quell'umiliante metamorfosi per la pozione datami da Hermes e risparmiai la dea. La bella Circe mi riempì di doni e mi fece dividere con lei la sua mortale alcova promettendomi di non farmi del male. E così mi parlò. Oh Ulisse, perché mi sei stato fedele compagno, libererò i tuoi compagni dal sortilegio. Loro potranno essere i miei ospiti, sedere nella mia casa e godere di pregiate carni e buon vino. Ma tu mi rimarrai accanto e te li ricoprirò di ogni bene. Sarai, insieme a me, padrone di questa regale e lussureggiante dimora. Ulisse, ormai trascorso un anno dal nostro arrivo nell'isola. Non ci manca nulla, ma la nostra amata Itaca? Sciagurato, sì Ulisse, proprio tu che avevi così nostalgia del ritorno. Ricordati della terra paterna, c'è pure destino che ci salviamo e arriviamo alla terra dei padri. Partiamo da questo paradiso, lasciamo Circe dalle Trecce Belle. Compagni, le vostre parole mi feriscono, ma mi destano e spingono il mio cuore a Itaca. Allora Ulisse si persuase che era tempo del ritorno e implorò la luminosa dea di rimandarla a casa. Lei così replicava. Ingegnoso Odisseo, non rimanete dunque per forza nella mia casa. Altro viaggio c'è prima da fare, e arrivare alla casa dell'Ade e interrogare Tiresia. E poi incontrerete le sirene. Nessun mortale può ascoltare il canto delle sirene senza che la morte lo raggiunga. Trascorso un anno prima che la nostalgia di Itaca invadesse i loro cuori, Circe non li trattenne e indicò loro il cammino. Ulisse e i suoi compagni avrebbero dovuto affrontare tre sfide: le sirene, Scilla e Carriddi e per ultimo vissero la tentazione di mangiare le vacche di fiore. Nessun mortale può ascoltare il canto delle sirene senza che la morte lo raggiunga. Poiché la dea sapeva che Ulisse aveva una sete infinita di avventure, gli insegnò il modo di ascoltare le sirene, scampando alla morte. Tapperò le orecchie ai miei compagni e li preserverò da morte sicura. Amici, dovrete mettere della cera nelle vostre orecchie, così da non sentire il canto ammaliante delle melodiose sirene. Poi dovrete legarmi all'albero maestro della nave. Ulisse, vieni da noi. Ti daremo tutta la nostra conoscenza. Ti faremo conoscere mondi nuovi. Ulisse, siamo bellissime, noi ti vogliamo conoscere. Ulisse e i compagni non sapevano che quelle creature dall'aspetto affascinante nascondevano in realtà una crudeltà infinita. Esse infatti attiravano gli uomini con il loro canto ammaliatore per poi accoglierli tra le acque, divorandoli e riempiendo le scogliere con cumuli di ossa. Non mi farò tentare da queste meravigliose creature. Circe mi ha messo in guardia. Dovrò superare la tentazione e proseguire il mio viaggio. Arriva il momento di scegliere quale direzione prendere, poiché da un lato c'era Cariddi e dall'altro Scilla. Quando Odisseo termina il racconto, tutti rimangono in silenzio, senza parole rimangono. E Alcino, signore dei Feaci, dice a tutti di offrire doni all'ospite come ricompensa per il racconto ascoltato poco prima. Poi vanno tutti a dormire. L'indomani mattina di buon'ora fervono i preparativi sulla nave che avrebbe riportato Ulisse ad Itaca appena il sole fosse tramontato. Non appena il sole scomparve oltre la linea dell'orizzonte, Ulisse sale sulla concava nave e si abbandona ad un sonno profondo. Quando Odisseo si sveglia, non riconosce la terra dei padri sulla quale i Feaci lo avevano deposto ancora pieno di sonno, perché la dea Atena ha reso irriconoscibile ogni cosa. Nei panni di un giovane pastore di greggi, la dea gli si avvicina e gli rivela di trovarsi ad Itaca. Dopo aver riconosciuto nel giovane pastore la potente Atena, Odisseo e la dea meditano il da farsi.
Lui si recherà dal porcaro Omeo per raccogliere quante più informazioni possibili. Lei raggiungerà Telemaco a Sparta per avvertirlo che è giunto il momento di rientrare in patria. Odisseo raggiunge la capanna del porcaro Omeo che lo accoglie con tutti gli onori riservati agli ospiti. Odisseo non ha rivelato proprio l'identità servita in fedele, ma è felice dell'accoglienza riservata e capisce che la nostalgia di Omeo per il suo padrone è sincera. Nel frattempo ad Atene è giunto a Sparta ed esorta Telemaco per rimettersi in viaggio per tornare in Itaca. Una volta sbarcato, il figlio di Odisseo si reca da Omeo, dove incontra lo straniero che, dietro il consiglio della Diotena, si rivela essere suo padre. Insieme concertano un piano per affrontare i croci e punirli per le loro arroganze. Telemaco fa ritorno alla reggia della madre Penelope, mentre Odisseo entra in città travestito da mendicante e accompagnato da Omeo. Giunti al palazzo, Odisseo e Omeo valutano da farsi. Quando lo sguardo del padrone di casa cade sul cane che lui stesso aveva addestrato perché non avesse rivali nella caccia, ora giace ma ridotto abbandonato su mucchi di letame. Però ci notano la presenza di un mendicante mai visto prima e ne fanno bersaglio dei loro fronti. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, anche nei confronti dello stesso Ulisse, riconosciuto per via di una cicatrice dalla vecchia nutrice Euriclea, cui però l'eroe greco impone silenzio, Penelope indice una gara con l'arco di Ulisse per scegliere un nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Euriclea, in preda a gioie smisurate, sale alle stanze della padrona per annunciarne il ritorno dello sposo. Egli infatti ha ucciso i pretendenti e rivendicato l'arroganza. Penelope tuttavia però stenta a credere alle parole della nutrice e così le risponde: Nutrice, gli dei ti hanno tolto il senno a te che prima eri saggia. Perché ti prendi gioco di me col cuore in preda a molti dolori? Non mi prendo gioco di te, figlia mia. Il tuo sposo è finalmente giunto a casa. È lo straniero che tutti prendevano in giro, anche tuo figlio, Telemaco, lo sapeva da tempo. Le parole di Euriclea sciolgono le riserve di Penelope, che scende dal letto con gli occhi bagnati dal pianto e abbraccia la nutrice, in preda alla gioia di poter vedere lo sposo che ha a lungo atteso. Ma un nuovo dubbio le affiora alla mente. Se davvero ti sei tornato, come tu dici, com'è potuto lui, da solo, affrontare tutti i proci? Non ho visto quanto è successo, ma ho sentito i lamenti dei uomini dal fondo delle stanze dove sedavamo a terrete. Quando suo figlio mi ha chiamato, per ordine di suo padre, ho trovato Odisseo in piedi in mezzo ai cadaveri che giacevano tutto attorno, fiero come un leone. Ma ora vieni, mi ha mandato a chiamarti, perché dopo tante sofferenze possiate finalmente tornare felici. Non avere fretta di abbandonarti alla gioia, io non credo a quanto mi dici. Un dio ha ucciso i proci come punizione per la loro arroganza. Di nessuno avevano rispetto. A causa della loro superbia hanno fatto una misera fine. Odisseo, invece, è morto lontano dalla patria, non farà più ritorno. Cosa dici mai? Sempre diffidi un cuor tuo? Se hai bisogno di un'altra prova, eccola. Mentre lavavo i suoi piedi, ho riconosciuto la cicatrice che gli aveva inflitto un cinghiale quando era giovane. Te l'avrei detto se lui non avesse chiuso la bocca con le mani. Odisseo si rivolge al figlio dicendogli di essere paziente con la madre e pensi piuttosto da farsi. Odisseo spiega cosa fare per guadagnare tempo e nascondere la sorte funesta toccata ai pretendenti. Dopodiché un anziano lo lava, lo cosparge d'olio e lo veste con una tunica, mentre ad Atene lo rende ancora più bello. Hai davvero un cuore di pietra. Nessuna donna sarebbe distante dall'uomo che tanto a lungo ha sofferto lontano dalla terra dei padri. Nutrice, preparami il letto perché posso dormire, anche da solo. Preparagli un letto fuori dal talamo che lui stesso ha realizzato con le proprie mani. Cosa dici? Chi ha spostato il mio letto? Solo un dio potrebbe metterlo altrove, ma tra gli uomini nessuno potrebbe. Quel letto costruisce un segreto che solo io conosco. Le parole di Odisseo scacciano tutti i dubbi nelle riserve di Penelope, che felice stringe il marito tra le braccia baciandogli il capo. Non avercela con me, Odisseo. Non è stato concesso a noi due di trascorrere la giovinezza insieme e insieme arrivare alla vecchiaia. Il mio cuore sempre ha desiderato che tu tornassi, ma avevo paura dei molti inganni che gli uomini sanno tramare. Per loro la Datena trattiene l'aurora accanto all'oceano, perché durasse più lunga la notte che ormai era giunta a termine.